Ragazzi, prima di iniziare il video volevo ringraziarvi sia io che Nike per il traguardo che abbiamo appena raggiunto, ovvero abbiamo superato i 300 iscritti e volevamo ringraziarvi di cuore. Ovviamente faremo un video speciale 300 iscritti e ovviamente un altro video che spiegherà la direzione del canale e tutti i suoi vari aggiornamenti, quindi rimanete sintonizzati. Adesso gustiamoci il video. Mi sono sempre chiesto, sì, però aspetta, prima di iniziare forse è meglio cambiare look. Diciamo che può andare. Mi sono sempre chiesto, è facile crescere su YouTube? Oggi parliamo di un argomento abbastanza delicato. Visto che non c'è nulla su cui possa lamentarmi, parliamo dell'argomento, è facile crescere su YouTube? Certo che no. Non lo è mai stato e mai lo sarà. E quindi la seconda domanda che tu ti starei facendo è: come faccio a farmi conoscere? E siccome sono una persona generosa, altruista, oggi vedremo insieme come far crescere il tuo canale di YouTube. Sì, alcuni consigli che ho rispettato e che mi hanno portato questi vantaggi. Sì, sì, condivideteli. Questa sarà la prima regola, quella più importante, la più importante in assoluto, ovvero quello di avere la passione per fare video. La passione è fondamentale, perché se non c'è questa non andrai da nessuna parte, e se pensi a YouTube o in un posto dove ti vuoi affermare subito e diventare il nuovo Sinergo, il nuovo Redez oppure il nuovo Yotobi, il nuovo Ciccio Gamer, sbagli di grosso. Anzi, fai una cosa, chiudi direttamente il video. Non avrebbe senso continuare se già parti con questi presupposti. Sì, chiudi. Cioè, è inutile che vai avanti. Sì. Perché se tutto quello che fai non ci metti passione e soprattutto non ti diverti, ti arrenderai subito e ovviamente mollerai. Non sai quanti canali ho visto che vantavano di essere i migliori del mondo e adesso sono chiuso per inattività, chiuso per chi gli mancano i video, chiuso per questo, bla 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 bla. La seconda cosa, che è quella che io ritengo fondamentale, è la costanza. Scegli un giorno della settimana e quel giorno devi pubblicare un video. Non importa, devi pubblicare quel video. Per forza, perché funziona così l'algoritmo di YouTube. E io sono la persona meno indicata per spiegarti come funziona questo cavolo di algoritmo. Se c'è qualcuno negli iscritti, ovviamente, che sa come funziona l'algoritmo, puoi scriverlo qui sotto nei commenti, almeno così sappiamo un po' tutti come funziona. Però costanza, ragazzi, ci vuole costanza nelle cose. Il terzo consiglio è quello là di non cacare la m***a agli altri creator. Ovvero, non subvi sub, non spammarti sotto i video degli altri, perché rompi co***, anche perché poi finisci nella spam room. E poi ovviamente, se tu spammi il tuo canale e ancora non hai un contenuto, oppure non sai bene utilizzare ancora un programma di editing e ti vanti, diciamo che non vai da nessuna parte. Sì. Perché a dirla tutta, le persone verranno nel tuo canale solo se sono interessate al tuo video, e no perché quel messaggio che hai mandato su quell'altro youtuber di spam è figo. No, assolutamente, le persone verranno da te perché si affezionano a te, vogliono vedere i tuoi contenuti e soprattutto aspettano con ansia i tuoi contenuti, perché vogliono vedere il tuo video. Quindi non demordere se all'inizio hai poche visualizzazioni. Non ti importa. Adesso su YouTube è importante il tempo di visualizzazione. Ovvero, di più quel video viene visualizzato, più ovviamente avrà successo e verrà consigliato. Quarto consiglio invece è quello che non devi fare schifo alla m***a. Che significa tutto ciò? Che ovviamente intanto non prendete esempio da me, già è un ottimo esempio quello che ti sto dicendo. Ovvero, sei un format, prova a sperimentare, prova a cambiare diverse informazioni, impara ad usare un programma editing, non prendere il video e buttalo lì, crea una miniatura, crea la grafica del canale e non aspettare che le cose ti cadano dal cielo, perché nulla ti è dovuto. Ahimè, siamo solamente dei numeri che cercano di fare numeri, è una cosa un po' strana, però è vero, cioè questa è la vera realtà senza troppi giri di parole. Quindi il mio consiglio è: struttura bene il tuo canale, sia dalla parte grafica e soprattutto dei tuoi contenuti. Prima di aprire un canale, fai un corso almeno di Photoshop per creare le miniature, un corso almeno per Premiere. Ce ne sono tantissimi su YouTube, ce ne sono miliardi, quindi impara ovviamente il programma grafico che ti trovi meglio, anche il programma videomaker. Io ho utilizzato Photoshop e Premiere solamente perché sono quelli che utilizzo, ma ce ne sono altri abbastanza validi.
E ultimo consiglio, che l'ho ripetuto anche nel quarto, è quello di sperimentare. Sperimenta, sperimenta e sperimenta. Non fermarti solamente in un format. E con oggi è tutto, gente. La puntata di oggi finisce qui. E tu? Quale consiglio daresti per iniziare su YouTube? Scrivimelo qui sotto nei commenti, in modo tale da creare una sorta di banca dati per tutti quelli che vogliono iniziare nel mondo di YouTube. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciarmi un bel like. Condividi il video con tutti quelli che vogliono intraprendere la carriera di YouTube. Detto ciò, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, sempre in compagnia della piccola Nike. Ci vede settimana prossima, ragazzi, con tanti nuovi video e tante nuove novità. Ciao belli! Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back. No.